Ben ritrovati a tutti, cari amici fan, sempre il sottoscritto Nicola De Lucia che vi parla. Questa volta parliamo del campionato francese, la Ligue 1, giunta alla giornata numero 22. Il Paris Saint-Germain, come vedete anche dal titolo, asfalta il Montpellier per 5-0, anzi stava per finire 6-0 se non era per il gol annullato a Cavani alla fine. Parigini che già nel primo tempo, diciamo, hanno la partita in discesa, Sarabia all'ottavo minuto, Angel Di Maria al 41esimo, autogol degli ospiti di Congro al 44esimo. In tutto questo c'è stata l'espulsione di Berthaud al 17° per il Montpellier per un fallo di mano. Nel secondo tempo, Mbappé al 57° su assist di Neymar e al 65° Kurzawa, che è sì, un nome che circolava per il calciomercato invernale, ma poi è rimasto a Parigi. Montpellier che ha perso anche un altro giocatore per espulsione, ovvero Chotard all'88° per eccesso di foga dopo che era stato ammonito all'81esimo. Vedo qui dalla fonte erano presenti poco meno di 50.000 spettatori allo stadio Parco dei Principi. L'uno era abbastanza molto favorevole a 1-11, 1-12. Pensate che la vittoria del Montpellier, addirittura la quota massima era 26. A questo punto che il Paris Saint-Germain vola a più 13 dal Marsiglia, che però deve ancora giocare quest'oggi, e lo farà in casa del Bordeaux, che è undicesimo a quota 29. Paris Saint-Germain, che ricordiamo in 22 partite ne ha vinte 18, pareggiate 1 e perse 3, come anche il Marsiglia, che però, diciamo, i marsigliesi ne hanno pareggiate molte di più rispetto al Paris Saint-Germain. Comunque una corsa Champions League abbastanza interessante tra Marsiglia e Rennes, Marsiglia 42, Rennes 40, il Lille per un posto, credo, fase a gironi Europa League a 34 punti, preceduto però dal Montpellier a 33, dal Lione Reims e Nantes a 32. Paris Saint-Germain che dopo che innanzitutto nelle ultime 5 ne ha vinte 4 e ne ha pareggiata una, la prossima gara la vedrà impegnata tra soli 2 giorni, il 4 febbraio, in casa del Nantes che nell'ultimo turno ha perso in casa del Rennes per 3-2 e soprattutto nelle ultime 5 ne ha perse 3, ne ha vinte sole 2. Comunque, ricordo il Paris Saint-Germain fa di un sol boccone il Montpellier 5-0 e porta a casa il 18° successo di questa stagione, il 19° risultato utile appunto del torneo. Bene, grazie a tutti, alla prossima, ci vediamo più tardi per il tennis, calcio lombardo femminile, eccetera, eccetera. Ciao!